Bella ragazzi, qui è Tony e oggi siamo qui con il nostro primo episodio delle Q&A e come potete vedere sopra di me o sotto, a destra o a sinistra dove metteremo l'altra web, c'è anche Blurello. Ciao ragazzi. E sì, ci avete chiesto di fare il Q&A, noi abbiamo preso 15 domande, sono parecchie cazzo, Andrò io. e quindi adesso vediamo un po' di rispondere a più domande che possiamo e vi facciamo sapere un po' come siamo noi oppure quello che vi interessa di sapere e basta. Vai, cominciamo con la prima Allora, domanda. sì, cioè siamo, io me ne sono scritta perché non è che me ricordo bene, quindi non Pure leggerò neanche benissimo la domanda, poi comunque la mettiamo sotto con la foto. Ma che cazzo è la photoshoppiamo? Boh. Vabbè, comunque, la prima domanda è: chi è attualmente l'ispirazione nel mondo di Coda? Chi risponde prima? Tanto rispondete, rispondete. rispondo io, rispondi, cioè quello che dico io lo dici anche tu, quindi. Sicuramente. Vabbè, l'ispirazione nel mondo di COD, proprio che fa video proprio inspirational e anche commentary, non solo, per me è Temper e rimane Temper anche perché beh, lui ha iniziato, cioè non è che è proprio iniziato i Phase, però comunque sì, l'ha portati avanti e li sta continuando a portare avanti, è un figo e fa video epici e ti motiva sempre, quindi a mio parere è Temper. A mio parere è Temper. L'ho detto con lo stesso tono, hai detto quello che dovevo dire io. Poi, però, È la verità. vabbè, lui è Dio. È Dio. Cioè, Dopo può... Zed, no, anzi, forse prima di Zecim, sapete che Zecimbras è molto meglio di Temper. Perché se tu. Zecim è arrivato dopo perché alla fine Temper, diciamo, ha messo le basi, cioè abbiamo iniziato a giocare a COD in parte anche perché Temper ha cominciato a fare sti gran montaggi, no? A fomentare tutta la gente in giro, FaZe, tutte queste cose. Dai cazzo, cioè, capito? Lui è il master, è il dio della community. Direbbe. Allora, poi c'è la seconda domanda che dice: che sensibilità e modalità di gioco siamo, nel senso tipo predefinita, tattica, invertita, bla bla bla, e perché abbiamo iniziato a fare video su COD? Qua inizia a rispondere Rispondo io. Allora, ovviamente usiamo la sensibilità massima su tutti i code, però in più alziamo anche la sensibilità del controller, perché si può modificare, mo non so da dove, non mi ricordo bene, però si può modificare la sensibilità del controller che sta a media e tu la metti ad alta e quindi vai anche più veloce su code e altre cose. Io gioco in tattica, Giamma mi sembra pure che non mi ricordo che tattica. sì, pure in Pure tattica. Giamma gioca in tattica e comunque allora io ho deciso di fare video su COD perché comunque come ho detto prima vedendo montaggi inizialmente di tutti sti personaggi comunque della community tipo Temper o altri che c'erano al tempo mi ero veramente gasato, ho detto deve essere veramente bello vedere la gente che pensa dei tuoi video o comunque se apprezza quello che fai e comunque è un modo divertente per passare il tempo anche quindi questo è perché io ho cominciato a fare i video. Io invece diciamo che la sensibilità, a parte che la sensibilità quella del controller mi sembra sia tipo aumentata preferenze Ah, da su preferenze, non sì. so da dove guardate, poi comunque sia cercatelo, scrivetelo su Google lo trovate. E, la sensibilità uso sempre, vabbè, il massimo per i cecchini, poi quando devo usare le armi tipo me la calo a MV2 a 8 e tipo a Black Ops quando ci gioco tipo a sempre a 7-8 perché sono scarso se no. Gioco in tattica sempre e ho iniziato a fare video su COD perché, cioè, non lo so, cioè, vabbè, perché giocavo a COD in sé, senza pensare ai video, quindi comunque sia, quando ho iniziato a fare video, il primo gioco che mi è venuto era COD, poi comunque sia, ho cominciato a seguire gente, anche stando nei primi clan, si parlava di YouTube, e quindi piano piano è iniziata sta cosa. La domanda number 3, il Sì. miglior trick shooter di sempre. Vai bene, una domanda a testa. Vediamo, beh, ci sono i trick shooter che hanno fatto partire il tutto, quindi sono leggende, miti e bla bla bla. Però se devo dire chi è il migliore, proprio come hitta e tutto, secondo me è Ramos. Perché Vero, verissimo. c'ha l'accuracy, cioè nel senso che lui ogni tre trick hitta qualcosa. Cioè io mi ricordo Verissimo. le volte che ho giocato con Ramos su MV2, mi ha hittato una volta un suicide assurdo su Y-Grice, Mi ricordo. un'altra cosa su Y-Grice e un'altra volta su Afghan. Quindi in pratica, Vero. pazzesco, pazzesco. Ramos, sì, Ramos è assurdo. Infatti, cioè, secondo me anche lui è veramente il migliore, anche perché diciamo non ci stanno altri che hitano come lui. Comunque lui adesso fa
fa uscire un episodio ogni morto de papa perché gioca poco e comunque adesso che noi abbiamo l'opportunità di parlarci magari o averci più contatti anche grazie a Zecimo o robe del genere, comunque sappiamo che non è perché non itta, perché lui quando gioca itta sempre, raga, quello è scritto. Se no magari c'è qualche Soar che si è forte, però secondo me Ramos non solo ha fatto la storia ma continua a farlo. C'è la quarta che è: si può amare l'Italia più di un italiano che vive in Svizzera. Zecimbras! C'è la quinta, la cosa più zecimbrante che abbiamo fatto insieme. Visto che non è che ci siamo visti tanto spesso, una cosa che mi viene in mente sul momento, e no, non è che mi sia piaciuta tanto, è una corsa sotto un temporale fatta pochi giorni fa a Milano. Mannaggia la troia. In pratica, imbocchiamo in metro dal Duomo col sole. Usciamo dalla metro, si sente Ron che fa: ma qua c'è sta un po' de puzza de pioggia. Usciamo, c'era Gesù Cristo che tirava giù i lampi, i fulmini. Una cosa, ci siamo fatti una corsa che è stata assurda proprio come fatto. Poseidone accanto qua carrozza, Se cioè. Vabbè, no, non so se ti viene in mente qualcosa, però boh. alla fine, boh, insieme, se insieme intendi anche sul live, c'è sta una lista, però se Live comunque insulta la gente, però. comunque penso che, vabbè, sì, questa cosa della pioggia, lo giuro, mi ha segnato perché porco due, c'è anche una foto sull'Instagram dei nonni che stiamo ma distrutti e di poco, io stavo tipo disperato con la faccia triste, con le corna, no? Per diavolo, perché mi ha attirato. Era Yoman che correva a destra e manca senza ombrello, se ne fregava altamente. Siamo alla number 6, che è... di che anno siamo? Io sono del 96, quindi ho 17 anni e li Io compio 18 a maggio. pure 96, ne compro 18 a marzo. E vabbè, facciamo gli auguri anche a Yoman, che li ha compiuti ieri invece. È vero, è vero. Grande Yaman! Vediamo, la 7 è: quando e come avete conosciuto Zecimbras? Qui iniziato. Allora, facciamo che era uscito l'episodio di Zecim. Il numero me lo ricordo anche, era il 14, che era una cosa mostruosa, ragazzi, lo giuro, ero rimasto proprio a bocca aperta. Una Me cosa lo assurda. so visto nudo quell'episodio, no? E comunque io ho fatto: no, non è possibile, è troppo devastante. Io ho fatto sti cazzi. Sembrerò un fanboy, però io ci provo. Io ho mandato un messaggio Poi io su che intanto gli dicevo: no, dai, non lo no, fare, non tanto lo non si fare. schioppa. Invece gli ho mandato un messaggio tipo su YouTube scrivendogli tipo: solo per fartelo sapere, sei il migliore, una cosa del genere. E lui mi rispose e mi disse: sì, ti ringrazio e dammi il tuo Skype. Io in quel momento stavo correndo per casa, proprio. Mano a mano che ci siamo messi a parlare, ovviamente ho fatto, cioè, Blur è imbragato perché io e lui siamo una coppia, sì, ho definito me e Blur una coppia. E comunque abbiamo cominciato a parlarci, a giocarci insieme e adesso è il masterpiece. L'ottava era se fare un'altra esperienza come quella del Romix o comunque sia roba stile Games Week, bla bla Sì. bla. E questo penso di sì, cioè comunque sia Romix di sicuro ci andiamo perché siamo di Roma, quindi comunque sì. Romix sicuro. Per quanto riguarda il Games Week a Milano, comunque sia altre fiere del genere, non lo sappiamo ancora, Forse. però forse ci trovate anche lì comunque sia. Ve lo facciamo sapere comunque se Esatto, c'è. ovviamente basta che ci seguite comunque sulla pagina. Poi la nona è il trick più bello che abbiamo fatto di sempre, Ma che praticamente. capelli c'ho? Vabbè, e qui vi lasciamo prima una clip mia e poi la clip di Tony, che sono secondo noi i trick più belli che abbiamo mai fatto. Oh yes, Jay Touch. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes, Jay Touch, you big girl. Look at this. Oh yes, Jay Touch. Oh yeah. That was so clean. That was cleaner than your nan. Good. Get ready for the next one. Better famous. I have 2,000 followers. Oh, you do. Ora andiamo con la 10, che è: merda, non capisco la mia scrittura. Lo dico io. Vai. Qual è stato il vostro primo clan sniping? Allora, non so se si può definire un clan sniping, ma
all'inizio, diciamo, quando il PSN era andato offline al tempo, no? C'è stato un po' tutto il travaglio, no? Che sono passato io, sono passato da Xbox da PS3, comunque per quella cosa. E avevo fondato un clan zozzo che si chiamava White, ma non so se si può definire un clan, diciamo. Era comunque una cosa tipo con gli amici per avere lo stesso nome, no? Comunque differenziarsi così, beh, dicevo, sì, facciamo un clan, siamo i FaZe, no? E vabbè, comunque subito dopo i White Iflex, quindi diciamo che preferisco dire Iflex che White. Io invece, ma io penso che secondo me tutti abbiano iniziato con un clan tra amici perché alla fine c'era troppo un taglio, anche mettersi solo la clan tag, ma faceva sgarra troppo. Sì, bellissimo. E, io comunque sia, beh, se dovessi parlare del primo clan comunque un po' più serio, nel senso avevamo un canale su YouTube che spingevamo, non so se qualcuno di voi si ricorda, sono stati i Knights, che erano partiti bene. Erano partiti veramente bene, io ero anche me, tipo una sorta di co-leader. E sì, Knights poi hanno fatto, ahimè, una brutta fine, però ho bei ricordi comunque, sì. Salutiamo Nightshot. Ciao caro, la domanda 11. Come vi siete conosciuti? Posso iniziare? Questa vai te, prego. Era una calda giornata su Quarry, quando White Tony e Knights Blue si incontrarono per la prima volta. Questo stile Yoman. Certo. In pratica ci ho giocato 3 partite, ha ittato 8 killcam, fu una cosa deprimente. Allora gli mando un messaggio che ho scritto Knights Tony, tipo con l'occhiolino che al momento invece odio come emoticon. E vabbè, poi lì abbiamo iniziato a parlare e tutto, piano piano ci siamo conosciuti sempre di più. Comunque sappiate che lui prima non aveva il PVR e quando aveva il PVR ittava 10 killcam all'ora, cioè era una cosa Porca puttana, vendo il PVR adesso. deprimente, veramente. Poi, avete mai pensato alla pesca estrema a mani nude? Io l'ho fatto, io l'ho fatto, io l'ho fatto. Lui l'ha fatto, e ve lo faccio anche vedere. Me piace pesca. 13. Perché Tony e Blur? Ecco, diciamo sì, questa qua l'abbiamo elaborata un po' noi perché ci avete chiesto anche tipo perché Tony si chiama Tony se il suo nome è completamente diverso, comunque quindi facciamo una cosa insieme e rispondiamo tutti e due, no? Allora, io mi chiamo Tony perché al tempo, diciamo, il mio primo account su PS3 si chiamava X Tony Montana 3 trattini bassi 23. Se non conoscete Tony Montana, va ammazzo. E eccolo, aspetta, lo faccio vedere il web. Eccolo qua. Adante Sick, guardalo. E comunque il nome, boh, sembrava originale, una cosa strana, figa, e comunque l'ho portato avanti, anche perché è corto, capito? La gente mi chiama Tony. So, io l'avevo anche detto nel commentare quello là di introduzione a me stesso su tipo il terzo video qua sugli Stallions. Stavo a editare. Su After Effects ho letto Blur e ho detto mi piace e ho scelto Blur perché se no sarebbe dovuto essere Sharp. Sharp, mamma mia, Sharp! Meno male che è Blur, basta. No, abbiamo brutti ricordi associati a quel nome. La 14, cioè la penultima, abbiamo fatto, poi non so, faremo penso un po' meno domande, comunque se il primo episodio lo fa un po' più lungo. Cosa vuol dire setappare in COD? Se levamo sto peso, raga, perché veramente dopo ci ha distrutto. Setappare in code, che cosa significa? Vediamo, diciamo che setappare è un po' diverso da quando tu vedi una persona che proprio sta provando la killcam, ma un'altra che sta sotto perché magari era ultima. Perché quella è un'altra cosa, secondo me, sempre stupida. Setappare è proprio quando tu c'hai una persona nella tua lista amici. Che tu, quando c'è un posto nella squadra avversaria durante il Ched, la prendi, la inviti, la fai rimanere ultima e poi gli dici domette se proprio gli spari per terra, cose del genere. E quindi quello è proprio setappare. Cioè, ci sono stati anche alcuni casi di gente abbastanza famosa che è stata beccata a setappare, magari in modalità tattica dove è più facile farlo, tipo Humid che stava nei Soar. Va sempre un po' fatto una differenza tra proprio il setappare o comunque sia essere costretti a provare la killcam a una persona che sta sotto quando Anche l'ha perché chiesto. Cioè, in pratica, setappare è chiedere di setappare, mentre se non lo chiedi alla fine non è setup. MW2 funziona così. Poi negli altri. MV2 sì. E poi c'è l'ultima che abbiamo voluto finire con cosa ne pensate di Me la godo? E vai, inizia un attimo te.
Diciamo che allora me la godo più o meno, proprio il gruppo è stupendo, anche perché ormai cioè, ci stiamo dentro anche Blur, perché stiamo sempre con loro Skype e comunque raduni che faremo e che comunque abbiamo fatto anche a Milano poco tempo fa, siamo stati con loro, siamo stati insieme, abbiamo giocato, cioè comunque è tutta gente che conosciamo da più o meno, io vabbè. Io diciamo un anno più o meno, però Blur conosce Faz, Yoman e altri Pratica, anche da 3 anni. sì, sono tipo il 50esimo iscritto di Faz, lo conosco da quando stavo ancora su PS3 negli M200. Gli vogliamo bene, regà. Me la godo, beh, a parte comunque di essere il primo canale, cioè il canale più importante di gaming italiano, è una Certo. cosa che sta portando avanti comunque sia lo YouTube Italia in maniera molto positiva, perché comunque sia non siamo mai stati, cioè gli italiani non è che siano stati mai sta gran community. No. Prima, quando ci stavano magari gli Optic, gente così, e ci stavano altri YouTuber, cioè gli italiani non è che erano tanto famosi, mentre ora addirittura riusciamo a, cioè loro riescono a fare dei viaggi, roba così, quindi comunque sia una gran cosa. Comunque, non fosse per loro, non avrete neanche l'opportunità magari di sapere più cose riguardanti al nuovo code o magari a tutti gli altri giochi che siete interessati. E comunque è una bella cosa che se sta evolvendo così tanto la situazione e mo andrà avanti anche così. Sono proprio felice. Mi sono reso conto che dico comunque sia tipo 20 volte al minuto, è una cosa deprimente. Comunque, oh, ma è incredibile! E comunque sia, oh, ma che cazzo! Comunque sia, no, è un gran gruppo, guarda, sono tutti simpaticissimi, dal primo all'ultimo, a parte Yoman che è uno stronzo, però vabbè. E il resto, no, sono tutti dei grandi, sono tutti dei grandi, ce la tagliamo troppo in chiamata. E basta. Diciamo, Diciamo è che finita. sono finite le domande, ce ne potete fare altre in questo video direttamente, ce le scrivete qui e poi noi riprenderemo le migliori. Queste qui le abbiamo prese tutte da un post che abbiamo fatto su Facebook, quindi niente, lasciateci con i commenti scritto una domanda, mettete un bel mi piace al video e niente, continuate a seguirci perché arriveranno altri video molto zecimbranti. Da me è tutto, da Tony anche, bella raga. Ciao, raga.